Allora, buongiorno ragazzi, sentite? Sì? Ok. Allora ragazzi, nelle ultime lezioni abbiamo visto le leggi fondamentali della chimica essenzialmente. E abbiamo visto come le leggi fondamentali della chimica, ripeto, leggi della conservazione della massa, Lavoisier, leggi delle proporzioni definite di Proust, leggi delle proporzioni multiple, possono essere interpretate sulla base della teoria atomica formulata da Dalton, vi ripeto, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento. E uno dei punti, diciamo così, il primo punto della teoria atomica di Dalton, la materia è composta di atomi. Secondo punto, gli atomi sono piccolissimi e indivisibili. E in effetti io ho già richiamato la vostra attenzione sul fatto che questo è l'unico errore della teoria di Dalton come lui la formulò, diciamo, ripeto, tantissimi anni fa. Per tutti quanti gli altri punti la teoria di Dalton è valida, diciamo così, è riconosciuta nella sua formulazione anche oggi, solamente su questo punto. Diciamo che probabilmente Dalton, nel emettere questo giudizio così deciso, gli atomi sono indivisibili, probabilmente è stato influenzato dagli studi di filosofia classica fatti, perché il concetto di atomo è un concetto che risale, diciamo, ai filosofi presocratici, i filosofi Leucippo e Democrito, pensarono che la materia fosse composta da atomi, e proprio la parola atomo è una parola di derivazione greco antica che vuol dire indivisibile, temno vuol dire tagliare, quindi tomos è una parola che è derivata dal verbo temno, tagliare. La A all'inizio di ogni parola è l'alfa privativo, cioè vuol dire il contrario, quindi qualche cosa che non si può tagliare, qualche cosa che non si può dividere. In effetti, tornando, diciamo, alle cose che più interessano a noi, l'atomo si è visto che è tutt'altro che indivisibile, che l'atomo è composto a sua volta da particelle che sono più piccole. Cioè, se l'atomo è piccolo, in effetti abbiamo visto che un atomo, diciamo, ha pesi dell'ordine delle decine, massimo centinaia di unità di massa atomica, quindi vuol dire 1,66 per 10 alla meno 24, alla 10 meno 23, alla 10 meno 22 grammi, quindi sono masse veramente piccolissime. Le dimensioni di un atomo sono, come vedremo fra poco, dell'ordine 10 alla meno 10 metri, quindi qualche cosa del genere. Esiste, diciamo, l'atomo è a sua volta composto da particelle che sono ancora più piccole. Allora, su questo punto vorrei subito chiarire un fatto, che la struttura dell'atomo è un capitolo molto complicato e molto lontano da quelli che sono i nostri interessi. Perché? Perché praticamente è qualcosa di estremamente complicato. È qualche cosa che in gran parte è ancora sconosciuto. Diciamo che le principali particelle subatomiche, che sono quelle lì che vi presenterò nel corso della lezione, sono conosciute da molti anni, ma molti anni sempre relativamente. Diciamo che sono state scoperte, sono state determinate la loro esistenza agli inizi del Novecento, quindi praticamente sono un centinaio di anni che sono state scoperte. Però, diciamo, tutt'oggi abbiamo che vengono scoperte sempre nuove particelle subatomiche. Diciamo, per fare un richiamo all'attualità, non so se avete letto qualcosa come un anno fa, due anni fa, tre anni fa, non ricordo di preciso, era stata scoperta una nuova particella subatomica, in particolare il bosone di Higgs. Non ho idea di che cosa si tratta. Questo Higgs praticamente era uno studioso scozzese, un fisico atomico scozzese, che diciamo preconizzò l'esistenza di questa particella in base ad alcuni calcoli che lui aveva fatto. Non si trovava sulla base di questi calcoli, quindi disse: qua ci deve esistere una particella che tiene queste caratteristiche. Però nel 60, nel 70, quando preconizzò l'esistenza di questa particella, non aveva nessuna prova che questa particella esistesse.
beh, questo Higgs è stato così bravo che qualche cosa come circa una cinquantina, quarantina di anni dopo, questa particella l'hanno trovata veramente con le caratteristiche che lui aveva determinato in base a considerazioni semplicemente teoriche. Ma ripeto, l'universo atomo è un universo che è ancora larghissimamente sconosciuto. Quindi noi ci limiteremo, diciamo così, a studiarlo proprio poco in superficie. Giusto perché? Perché per capire il legame chimico e per capire poi la capacità dei composti chimici di dare origine a reazioni chimiche, di dare origine a fenomeni di tipo chimico, è necessario conoscere un pochino la struttura dell'atomo. Adesso, come sono fatti questi atomi? Dunque, le particelle subatomiche principali che noi andremo a studiare nel corso di questo corso sono semplicemente tre. Sono gli elettroni, sono i protoni e sono i neutroni. Adesso, se io avessi a disposizione un po' più di tempo e diciamo un numero di ore più adeguato, la maniera più costruttiva di andare a affrontare la struttura dell'atomo sarebbe quella là di cominciare a parlarvi di tutta una serie di studi sperimentali, essenzialmente gli esperimenti di conduzione elettrica ad altissime differenze di potenziali in gas rarefatti, quindi nelle lampade tipo neon praticamente, che hanno dato, diciamo così, un enorme contributo alla comprensione della struttura. E in effetti hanno permesso di capire come effettivamente era fatto l'atomo, almeno in queste sue accezioni più semplici. Il tempo non ci sta. Allora, come è necessario andare a affrontare questo studio? Diciamo, io vi presenterò come è fatto l'atomo e nel corso di questa lezione e della prossima lezione farò qualche riferimento agli esperimenti che hanno permesso di capire come mai l'atomo era fatto in questa maniera, perché io vi andrò dicendo tutta una serie di cose che sembrano abbastanza strane, che vi potreste chiedervi: ma come hanno fatto a capire che l'atomo era fatto in questa maniera così strana, che ci stanno queste regole così strane? E allora, diciamo, cercherò di fare riferimento agli esperimenti che hanno permesso di trarre queste cose. Diciamo che sarebbe stato più logico parlarvi degli esperimenti, raccontarvi gli esperimenti, dire che cosa era successo e poi come erano stati interpretati gli esperimenti. Ci vorrebbero qualche cosa come 10 ore di lezione. Non posso permettermi di dedicare 10 ore di lezione alla struttura dell'atomo. Penso che ci dedicherò la lezione di oggi e poi forse farò qualche chiosa nella lezione di domani. Quello che vi vorrei pregare è di seguire molto attentamente questa lezione, perché questa è una lezione, presumo, la lezione concettualmente più complicata di tutto quanto il corso. E poi io, diciamo, la facilito molto rispetto a come è fatta sui libri, è fatta in una maniera molto più complicata. Se voi vi andate a studiare la struttura dell'atomo, non solo sui libri che ho indicato io, su qualunque altro libro, troverete 50-60 pagine, ma 50-60 pagine di quelle là toste, di quelle là complicate, di quelle là che solo per capirle ci perdete un sacco di tempo. Poi, diciamo così, per organizzarvi un discorso che può essere utilizzato in serie d'esame, ci perdereste ancora più tempo. E invece, diciamo così, io ho la presunzione di essere capace di presentare questa materia in una maniera, diciamo, che è abbastanza completa, cioè che vi dà gli elementi che sono necessari a affrontare le tematiche che verranno dopo, ma che è anche non proprio banale, perché non è semplice, però è più semplice di come viene presentato sui libri. Allora, dicevamo che le particelle che compongono gli atomi, le principali particelle subatomiche, sono elettroni, protoni e neutroni. Dunque, gli elettroni sono dotati di carica elettrica negativa, i protoni sono dotati di carica elettrica positiva, i neutroni non hanno carica elettrica. È piccolo inciso, il fatto che agli elettroni venga
ascritta carica negativa e ai protoni venga ascritta carica positiva è assolutamente una questione convenzionale. Diciamo, i primi studiosi che hanno studiato questa materia hanno detto: gli elettroni voi avete carica negativa, protoni voi avete carica positiva, ma si sarebbe potuto anche dire assolutamente l'opposto. Diciamo, non è il Padre Eterno che ha deciso questo fatto, l'hanno deciso. Poi noi abbiamo che praticamente a volte si dice, diciamo in maniera non corretta, che gli elettroni sono privi di massa e che invece protoni e neutroni hanno massa atomica 1. Non è proprio così. Vedete, qui mi sono andato a scrivere alcuni numeri alla lavagna che poi, diciamo, risultano utili. Ho riportato praticamente la massa dell'elettrone espressa sia in unità di massa atomica che in grammi, la massa dei protoni e la massa dei neutroni, sempre sia in massa atomica che in grammi. Come potete vedere, la massa dell'elettrone è decisamente molto molto piccola. Si tratta di 5 per 10 a meno 4 unità di massa atomica, che corrispondono a 9,11 per 10 alla meno 28 grammi. Abbiamo detto che già gli atomi erano molto molto piccoli e che per misurare gli atomi, per misurare, diciamo così, la massa degli atomi, c'era bisogno di una unità di misura che fosse stata convenientemente piccola. Avevamo deciso che era l'unità di massa atomica e avevamo visto che l'unità di massa atomica corrispondeva a 1,66 per 10 alla meno 24 grammi. Come potete vedere, i protoni sono lievemente più pesanti di una unità di massa atomica, 1,0076, i neutroni 1,0087. Adesso praticamente noi non abbiamo fatto una lezione sulla precisione, sull'accuratezza delle misure, diciamo i corsi di chimica vecchia maniera, quelli là fatti bene, quelli là dove tu avevi praticamente tutto quanto il tempo che volevi per dire tutto quanto quello che volevi. Da che cosa cominciamo? Cominciavano con una lezione generalmente fatta da un giovane assistente su precisione e accuratezza. Diciamo che invece di tediarvi con tutte queste cose noiose, seccanti, io vi dico praticamente 1,0073 nella pratica è 1, chiaro? Perché? Perché questa è la terza cifra decimale e perché generalmente, diciamo così, quando io ho fatto scritto 1,0073 vuole dire che questa è una cifra ancora abbastanza sicura. Ma questa può essere 2 o può essere 4, è chiaro? Quindi esiste, diciamo così, sicurezza solo fino alla penultima cifra decimale. Poiché praticamente qui siamo già alla terza cifra decimale, nella pratica possiamo dire che i protoni pesano praticamente, hanno una massa praticamente di 1 unità di massa atomica, e i neutroni altrettanto, anche se sono un pochino più pesanti, hanno praticamente massa pari a una unità di massa atomica. Andiamo a vedere un po' questi elettroni, dove, diciamo così, impropriamente viene detto che sono privi di massa. La massa ce l'ha, è 5 per 10 a meno 4 unità di massa atomica. Però noi che cosa abbiamo? Poiché in un atomo ci sono protoni, ci sono neutroni, ci sono elettroni, diciamo i protoni potrebbero anche non esserci, ma protoni ed elettroni ci stanno sicuramente. Paragonando la massa di un elettrone alla massa di un protone, si vede praticamente che la massa di un elettrone è trascurabile rispetto alla massa di un protone. Perché? Perché guardate qui, 5 per 10 a meno 4 che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire 0,0005. Cioè, in poche parole, il primo numero significativo della massa dell'elettrone corrisponde con l'ultimo numero, con l'ultima cifra significativa che viene riportata per i protoni. Quindi se su questa cifra ci sta incertezza, che noi andiamo a considerare una grandezza che incide sulla cifra dove esiste incertezza, non ha nessun significato. Questo è il motivo per il quale volgarmente si dice gli elettroni sono privi di massa. Non è così, non è un fantasma. Cioè l'elettrone è un'entità che esiste e che praticamente ha una sola massa. Ha una massa molto piccola ed è tanto piccola che è trascurabile rispetto a quella di protoni e di elettroni.
Questo è il motivo per il quale si dice praticamente che che gli elettroni praticamente non hanno massa. Adesso vi vorrei mostrare un esercizietto che è abbastanza simpatico, che vi fa vedere fuori quali sono praticamente le dimensioni degli atomi. Diciamo, vi ho detto che le dimensioni degli atomi più o meno sono dell'ordine di grandezza di 10 a meno 10 metri. Invece, diciamo così, di dirvelo come verbo di fede, vi faccio vedere un semplicissimo esercizio che vi mostra proprio come esce, diciamo così, un ordine di grandezza degli atomi di questo genere. Prendiamo per esempio l'alluminio. L'alluminio è un elemento chimico che ha massa atomica 27, quindi lo indichiamo con 27. E in particolare ha anche una densità, la densità si indica con ρ, ed è indicata come la massa dell'unità di volume, quindi la densità è uguale alla massa fratto il volume dell'elemento che noi stiamo usando. La densità dell'alluminio è 2,7 grammi per cm. Bene, allora andiamo un pochettino da questi dati a calcolarci il volume di un atomo. Noi, andando a dividere la massa molare, sentite bene, ho detto non massa atomica, massa molare, quindi massa di una mole di atomi di alluminio, quindi 27 grammi di alluminio, andandolo a dividere per la sua densità, noi che cosa avremo? Avremo il volume occupato da una mole. Quindi indichiamo praticamente con il volume molare, lo otterremo andando a dividere la massa molare, che abbiamo detto nelle scorse lezioni con la m grande si indica sia la massa atomica, sia la massa molare, sia la massa molecolare, sia la massa molare, lo andiamo a dividere per la densità e abbiamo la massa molare espressa in grammi, 27 grammi. La densità è espressa in grammi per centimetro cubo, grammi e grammi si dividono, si semplificano e rimangono solamente centimetri. Quindi diciamo così che il volume molare dell'alluminio è circa 10 centimetri. Adesso, se noi vogliamo avere il volume di un atomo, che cosa dobbiamo fare? Sulla base di quello che abbiamo fatto nelle scorse lezioni, dovreste, diciamo così, saper rispondere a questa domanda. È sufficiente, poiché questo è il volume occupato da una mole di alluminio, e in una mole di alluminio ci sono un numero di Avogadro di atomi, dividendo per il numero di Avogadro otterremo il volume di un atomo. Quindi allora il volume atomico, il volume di un atomo di AL, sarà uguale a 10 cm³ diviso 6, il numero di Avogadro che è 6,022 per 10 alla 23esima. Il risultato è 1,66 per 10 alla meno 23 cm³. Adesso, poiché noi andiamo a considerare che un atomo ha la forma di una sfera, il volume di una sfera che cosa è uguale? È uguale a 4 terzi y r. Quindi praticamente noi avremo che r al cubo sarà uguale a 3 volte per il volume fatto 4 di greco, e che quindi il raggio risulterà essere uguale alla radice cubica di 3 volte il volume fatto 4 di greco. Ovviamente il diametro atomico risulterà essere 2 volte il raggio, quindi risulterà essere 2 volte radice cubica 3 di fratto 4.
se andiamo a sostituire il volume atomico, che è 1,66 per 10 alla meno 23, otterremo che questi sarà uguale a 3,16 per 10 alla meno 8 centimetri. E in questa maniera, diciamo così, con un esercizietto proprio semplice, 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 siamo riusciti, diciamo così, a calcolarci il volume di un atomo. Quindi per calcolarci il volume, il diametro di un atomo, per calcolarci quindi il volume, il diametro oppure il raggio atomico, quindi basta semplicemente avere a disposizione dei dati che possono essere reperiti con grande facilità: la massa atomica dell'elemento e la densità di volume dell'elemento stesso. Quindi una cosa molto, molto, molto semplice. Prego. Dove si accende la luce? Dietro la lavagna. Io dicevo che c'era qualche cosa che mancava rispetto all'altra volta, non mi rendevo conto di eccolo. Ecco, questa là, lì. Vedi, Antonio lo sapeva questo fatto qua, faceva trovare la luce, ma rispetto all'altra volta c'è qualcosa di diverso, non riuscivo a rendermi conto di che cosa fosse. Cambiano qualcosa. Bravissimo il nostro amico che ci ha dato questo prezioso suggerimento che permette, diciamo, di migliorare grandemente la qualità della lezione. Vabbè ragazzi, nonostante abbiate seguito questi passaggi al buio, è chiaro che cosa ho fatto. È una cosa, diciamo, un esercizietto proprio molto molto semplice. Diciamo che quando è possibile andare a dare una dimostrazione senza, diciamo, tediarvi troppo, senza troppi passaggi matematici, senza appunto caricare troppo il vostro carico di lavoro, io cerco di andarlo a fare, perché questa è una cosa proprio abbastanza semplice, l'ho fatto, diciamo, con piacere. Adesso, un altro paio di informazioni prima di andare a vedere questo benedetto atomo. Dunque, sempre da una serie di esperimenti dei quali io non ho la possibilità di andare a parlare, si è visto che l'atomo è composto da un nucleo. Questo nucleo praticamente è circa 10.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. Nel nucleo dell'atomo sono, diciamo così, tenuti insieme tutti quanti i protoni e i neutroni. Invece praticamente gli elettroni sono delle particelle che sono libere di muoversi, che si muovono caoticamente in una zona di spazio che si trova, diciamo così, attorno al nucleo. Diciamo che le dimensioni di un atomo vengono più o meno date dalla dimensione di questa nube elettronica esterna caricata negativamente che avvolge l'atomo stesso. Vi ripeto, questo che voi sentite così come verbo di fede è basato su alcuni esperimenti che sono stati fatti. In effetti si è visto praticamente che sparando alcune particelle subatomiche dotate di grandissima energia contro una lamina d'oro molto molto sottile, che cosa succedeva? Succedeva praticamente che quasi tutte le particelle passavano attraverso la lamina d'oro e soltanto una su 10.000 veniva o piegato il suo, diciamo così, moto rettilineo, flesso, curvato il suo moto rettilineo uniforme, oppure veniva rispedita indietro. Diciamo che questo esperimento di Rutherford permise di capire praticamente che in fondo la materia è piena di vuoto. Cioè, in poche parole, la parte di materia essenzialmente piena è circa, diciamo così, un 10.000esimo del volume che sembra occupare, perché la parte dove è concentrata tutta quanta la massa della materia è essenzialmente soltanto un nucleo. Cioè, noi abbiamo visto che gli elettroni la massa ce l'hanno, ma è una massa trascurabile rispetto, diciamo così, alla massa dei protoni e alla massa degli elettroni. Quindi la massa della materia è concentrata semplicemente
nel suo cuore. E tutto il resto è spazio vuoto che viene ad essere occupato dagli elettroni. Primo punto. Secondo punto. Noi abbiamo praticamente che gli atomi sono caratterizzati da una grandezza che viene indicata con Z e si chiama numero atomico. Allora, che cosa rappresenta questo numero atomico? Questo numero atomico rappresenta il numero di elettroni che sono presenti in un atomo. Dato che un atomo non è elettricamente carico, è una struttura che è elettricamente parlando neutra, noi abbiamo che un atomo dovrà comparire lo stesso numero di elettroni e lo stesso numero di protoni. Quindi possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che il numero atomico Z è uguale al numero di elettroni presenti in un atomo, ma è anche uguale al numero di protoni che è presenti in un atomo. Bene, adesso facciamo una semplice considerazione. Noi abbiamo detto che la massa di un atomo è indicato con m grande, vedete? Allora, abbiamo detto che la massa degli atomi è dovuta essenzialmente ai neutroni e ai protoni. Adesso, il numero atomico Z è uguale al numero degli elettroni o al numero dei protoni. Quindi, conoscendo il numero atomico Z e conoscendo la massa atomica di un determinato elemento, è possibile andare semplicemente a determinare il numero dei neutroni presenti nell'elemento stesso. Perché? Perché noi avremo che m, massa atomica dell'elemento, meno z, che è il numero atomico dell'elemento, è uguale a n, che è il numero dei neutroni che sono presenti nell'elemento stesso. Cioè, in poche parole, noi abbiamo che ogni neutrone circa pesa 1, ogni protone circa peso 1, si sommano le masse di tutti questi protoni e di tutti quanti questi neutroni e noi avremo la massa atomica del neutrone. Quindi abbiamo quest'altra semplice relazione, che quando noi conosciamo la sua massa atomica e conosciamo il suo numero atomico, è immediato andare a calcolarsi il numero dei neutroni che sono presenti nell'atomo. È una cosa decisamente molto molto semplice. Bene. Un'altra cosetta che c'è da dire prima di andare ad affrontare la struttura dell'atomo, c'è da dire ancora che il numero atomico di un elemento, quindi il numero dei suoi protoni, il numero dei suoi elettroni, è un numero fisso. Anzi, cominciate, diciamo così, a assorbire bene questo concetto, che in fondo il destino chimico di un elemento, cioè le sue proprietà chimiche, il suo comportamento chimico, cioè la sua capacità di reagire, di combinarsi con altri elementi, di dare origine a composti o di non reagire, di non fare niente, addirittura potremmo dire il suo stato d'aggregazione, quindi anche le sue proprietà fisiche, sono legate al numero atomico Z. Cioè il numero atomico Z decide il destino chimico. Cioè, quello che quell'elemento farà dipende dal suo numero atomico Z. Ed è, diciamo così, una caratteristica tipica dell'elemento ed è una grandezza che è fissa. Cioè, l'idrogeno tiene numero atomico 1, l'elio tiene numero atomico 2, il litio tiene numero atomico 3, il berillio tiene numero atomico 4 e così via, diciamo così. Va bene, il boro 5, il carbonio 6, ma non vi recito tutta quanta la tavola periodica. Chiaro così. Invece, entro certi limiti, il numero dei neutroni per un certo elemento può essere variabile. Cioè esistono praticamente degli elementi per i quali il numero dei neutroni è fisso, esistono invece degli altri elementi per cui esistono praticamente atomi che hanno numero di neutroni variabile. Ad esempio, che vi posso dire? Per il neon esiste, diciamo così, atomi di neon che hanno massa 20 e atomi di neon che hanno massa 22.
2. Diciamo che questi due diversi atomi di neon, uno che ha massa 20, uno che ha massa 22, vengono chiamati isotopi. Cosa hanno di diverso e cosa hanno di simile questi due atomi di neon, quello a massa 20 e quello a massa 22? Dunque, il comportamento chimico di questi due diversi atomi di neon è assolutamente lo stesso. Perché? Perché abbiamo detto che il comportamento chimico, le proprietà chimiche dipendono dal numero atomico. Dato che il numero atomico del neon per tutti e due questi atomi è 10, cioè avrà 10 elettroni e 10 protoni, il comportamento chimico del neon con massa 20 e del neon con massa 22 è assolutamente lo stesso. Il diverso che hanno? La massa. Chiaro? Quindi praticamente, diciamo che dell'esistenza degli isotopi, come si è accorti dell'esistenza di questi isotopi? Perché diciamo ci sono dei particolari tipi di esperimenti in cui il moto che hanno queste particelle ovviamente dipende dalla massa, perché noi come definimmo la massa di un corpo? La definimmo come l'attitudine a opporsi alla variazione, al suo stato di quiete o al suo stato di moto rettilineo uniforme. Quindi atomi di masse diverse avranno inerzie diverse e, diciamo così, sotto l'azione di opportuni campi di forze manifesteranno moti diversi, traiettorie diverse. È così che si è evidenziata, diciamo così, l'esistenza di questi atomi che hanno lo stesso numero atomico ma che hanno diversa massa atomica. Quello che però ci sta, diciamo, di interessante è che praticamente quando noi abbiamo una specie atomica, ad esempio il neon, abbiamo che qualunque sia la fonte del neon alla quale noi ci approvvigioniamo, ci sarà sempre lo stesso rapporto fra gli atomi di neon che hanno massa 20 e gli atomi di neon che hanno massa 21. Di tal che cosa possiamo dire? Possiamo dire che la massa atomica che viene riportata sulle tavole periodiche, che viene riportata nelle tabelle delle masse atomiche degli elementi, in fondo non è altro che la media pesata delle masse dei vari isotopi che sono presenti in quell'elemento. Vedete, per il neon ne esistono due soltanto. Esiste il neon 20, esiste il neon 22. Per esempio per l'idrogeno ricordo in questo momento che ne esistono tre. Esiste praticamente l'atomo di idrogeno che ha massa 1, l'atomo di idrogeno che ha massa 2, quindi che ha un protone e ha un neutrone. Esiste anche l'atomo di idrogeno che ha massa 3, che ha un protone e che ha due neutroni. Va bene? Adesso, diciamo così, giusto un altro esercizietto molto molto semplice. Come nel caso del neon, se noi abbiamo praticamente la sua massa atomica così come è riportata dalle tabelle e sappiamo che esistono soltanto due isotopi e ne conosciamo le masse di questi isotopi, possiamo andare a calcolarci la proporzione in cui sono presenti questi due isotopi. Facciamo un semplice esercizietto di questi. Ripeto, anche questo è molto semplice e quindi vi aiuta, diciamo così, a vedere come escono fuori queste masse atomiche che, diciamo, le masse atomiche che non sono dei numeri molto molto vicini all'unità. Da che cosa dipende? Dipende molto spesso proprio dal fatto che negli elementi esistono più isotopi e che quindi la massa che voi leggete come massa atomica è la media pesata fra le masse di tutti quanti gli isotopi che sono presenti in quell'elemento. Facciamo subito questo esercizietto che è molto molto semplice. Allora, noi abbiamo che il neon, cui elemento è Ne, ha massa atomica
20,183. Dunque sappiamo che esiste un isotopo del neon, il cui il numero atomico del neon abbiamo detto è uguale a 10. Esiste un isotopo che ha massa atomica 20 e un altro isotopo del neon che ha massa atomica 22. Diciamo che quando si parli di isotopi, generalmente si utilizza il tipo di scrittura che adesso mi accingo a mostrare. Cioè si indica il numero atomico con un pedice in basso a sinistra e la massa atomica con un indice in alto a destra. Quindi esiste l'isotopo 20, l'isotopo a massa 20 del neon è indicato così, l'isotopo a massa 22 del neon è indicato così. Va bene? Ok. Allora, vediamo subito praticamente qual è la proporzione in cui sono presenti l'isotopo a massa 20 e l'isotopo a massa 22. Noi abbiamo praticamente che 20,183 è uguale alla media pesata dei due isotopi che sono presenti nel neon. Se noi chiamiamo con X la frazione di atomi di neon che hanno massa 20, noi avremo praticamente che 20,183 sarà uguale a X che moltiplica 20. Se abbiamo chiamato con X la frazione di atomi che ha massa 20, la frazione di atomi che sarà massa 22 ovviamente sarà 1 meno X, e quindi qui scriveremo 1 meno X che moltiplica 20. Andando a risolvere questa equazione di primo grado rispetto all'incognita X, noi otteniamo che X è uguale, che è uguale a dunque 0,9085 X. Quindi questo che cosa significa? Significa che l'isotopo che ha massa 20 è presente in misura del 90,85%, mentre invece l'isotopo a massa 22 è presente in misura del 9,15%. Va bene? Anche questo, diciamo così, è un esercizietto molto 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 semplice. Ci sono problemi fino adesso? Va bene? Allora adesso ragazzi ci addentriamo un pochino praticamente all'interno dell'atomo. Abbiamo detto l'atomo è composto praticamente da un nucleo in cui è concentrata tutta quanta la sua massa, composto da protoni e da neutroni, nucleo che abbiamo detto essere circa più piccolo 10.000 volte, cioè un fattore di 10 alla meno 4 tra le dimensioni del nucleo e le dimensioni dell'atomo. E poi, diciamo così, abbiamo gli elettroni che si muovono in uno spazio con un moto caotico, in uno spazio che è esterno al nucleo. Da che cosa anche è il risultato, diciamo così, questo tipo di struttura atomica? In effetti non è risultato soltanto dagli esperimenti che hanno studiato la struttura dell'atomo, ma anche dal comportamento chimico dei vari elementi. In effetti si è visto praticamente che lo stesso elemento manifesta in condizioni diverse, con elementi diversi, capacità di combinazione che sono proprio estremamente diverse. E queste capacità di combinazione estremamente diverse dei vari elementi a che cosa sono collegati? Come vedremo nelle prossime lezioni, sono collegati al fatto che gli elementi possono perdere degli elettroni dando origine a delle specie caricate elettricamente positivamente, e queste specie caricate positivamente elettricamente vengono chiamate ioni positivi, oppure possono accettare degli elettroni, dando così origine a delle specie che sono caricate elettricamente negativamente, e queste entità vengono chiamate ioni negativi.
Bene.